Eccoci qua, di nuovo un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio R, siamo anche in diretta streaming, in diretta Facebook e sugli 89.100 in FM. E adesso apriamo un capitolo politico, amministrativo, trasferendoci a Porto Recanati. E intanto saluto il segretario del PD di Porto Recanati, Alessandro Palestrini. Buonasera Alessandro. Buonasera. Allora, eccoci qua. Era naturale che poi ti avessimo chiamato in questi giorni, visto che ho assistito a una serie di articoli e di corrispondenza, quindi giornalistica, e di comunicati su questa vostra decisione che avete preso ultimamente di uscire fuori da questa coalizione, di questa lista civica che si era formata durante il periodo elettorale, che aveva, dopo un accordo fra le parti espresso a candidato sindaco della città di Porto Recanati, Alessandro Rovazzani, che è della civica Porto Recanati a cuore, no? Giusto per citare alcune sigle, di uscire fuori da Porto Recanati 21-26, che è questa coalizione che insieme a Porto Recanati a cuore, voi e quant'altri c'erano, i socialisti mi sembrano. E anche Sinistra Italiana. Ecco. Adesso gli altri non lo so, no, cosa fa. Non c'erano però. Sinistra italiana, poi vabbè, da chi sarà rappresentata e di chi è attualmente rappresentata Sinistra Italiana, magari cercheremo di capire quali le intenzioni. Ma voi come PD avete deciso di uscire fuori da questa coalizione. Ce lo vuoi raccontare questa storia politica, diciamo, portoreganatese, come è nata? Come si è sviluppata? Perché ti ricordi, ci eravamo sentiti nel marzo scorso, tu avevi categoricamente negato che c'era questa volontà di staccarsi, di sconfessare Rovazzani e di avvicinarvi alla maggioranza di Michelini. Allora, intanto partiamo dall'ultima informazione che hai fatto, Asterio, perché il fatto di uscire, prendere le distanze o comunque ecco, iniziare un percorso autonomo non significa automaticamente che c'è un avvicinamento verso l'attuale maggioranza. Questo non è scontato e non è automatico, quindi è una scelta politica ben chiara la nostra, cioè quella di iniziare un percorso di opposizione autonomo che però non coincide affatto con l'entrata, l'ingresso nella maggioranza. Questo voglio essere assolutamente chiaro, anche perché in questa fase noi la nostra linea politica è quella che è uscita fuori dal congresso e che ci vede appunto all'opposizione. Detto questo, la storia inizia, in realtà si evolve, no? in una serie di tappe che ci ha visto anche in alcuni casi anche abbastanza protagonisti, no? Tu ricordavi a marzo scorso, quando io ricordo benissimo, risolvere una questione che era uscita fuori in una nostra iniziativa pubblica, in quel momento era giusto prendere insomma, come posizione quella di scegliere appunto di rimanere in questa coalizione. Poi ovviamente la politica va avanti, i rapporti vanno avanti oppure non vanno avanti, cioè la scelta di oggi è una scelta frutto di un percorso che va di circa un anno. Noi abbiamo creduto in un primo momento, anche se nonostante la sconfitta, che la coalizione potesse lavorare all'opposizione. Abbiamo chiesto anche tramite un paio di incontri che io stesso ho avuto con i due consiglieri Nalmodi e Rovazzani in due occasioni, una era presente addirittura il segretario provinciale del Partito Democratico, durante i quali abbiamo semplicemente chiesto di avere una modalità di confronto più assidua, a meno che esistesse, proprio per cercare di capire quali erano le regole che dovevano disciplinare la nostra attività all'opposizione. Abbiamo appunto chiesto in un paio di occasioni, purtroppo nel giro di un anno la coalizione non si è mai riunita, tranne appunto in queste due occasioni dove noi chiedevamo appunto maggiore operatività. Questa operatività non c'è stata e quindi il partito ha cominciato a
valutare la necessità di giudicare quella che è stata l'azione, non dico istituzionale, ma almeno dei rapporti politici che univano insieme quelle 3-4 forze che componevano quella coalizione, che di fatto, lo ripeto, in un anno non si sono mai incontrate. E quindi accanto a questo c'è stata anche un'attività istituzionale portata avanti chiaramente dai due consiglieri, Rovazzani e Nalmodi. Noi non abbiamo come Partito Democratico un consigliere diretto, insomma, espressione del partito, e quindi ovviamente avevamo la necessità di essere coinvolti. Siamo stati coinvolti in qualche occasione, ma molto spesso i consigli non siamo stati chiamati a prepararli insieme, vuoi per motivi di tempo, di ricevimento della documentazione che è venuta tardi, eccetera eccetera, però non ci sono state molte occasioni. Quindi a un certo punto noi abbiamo deciso anche di valutare questo aspetto. Poi c'è anche un altro aspetto che in un certo senso, come dire, giustifica questa scelta, che è la scelta di avere una, ritrovare una riconoscibilità del Partito Democratico, risolvere anche alcune ambiguità che si erano create politiche, politiche all'interno di quell'avventura, di quell'esperienza, che ha portato appunto a questa scelta, che non è una scelta che giudica l'operato dei consiglieri, è una scelta che individua alcuni obiettivi che il Partito Democratico dovrà raggiungere nei prossimi mesi e che ci ha fatto scegliere appunto di farlo in maniera, in un percorso diverso, forse più funzionale al nostro partito. Ho capito, ma inizialmente se le voci che si erano sollevate all'interno di quell'assemblea del marzo scorso erano quelle anche di una colpa che veniva addebitata alla scelta dell'allora direzione del PD di aver puntato su un elemento, come sindaco, su un elemento che non era proprio configurabile in un'area di sinistra, come Rovazzani, no, questo poi strada facendo naturalmente io penso che abbia influito nella meditazione, certo, nel calcolo che avete fatto e nelle riflessioni politiche che avete fatto. Rovazzani già allora aveva già capito che l'intenzione del PD era quello di abbandonare questa coalizione, comunque di prenderne un po' le distanze. Voi vi lamentate che non siete stati coinvolti nello stesso tempo nell'attività consigliare, ma è vero che avete anche accusato che Porto Recanati 21-26 ha troppo spesso flirtato con la destra di Ubaldi, della Sabatini, o magari con forse un po' meno con l'altro gruppo, per concordare anche azioni consigliari comuni, interrogazioni, mozioni, così via, più che interrogazioni, mozioni, così via, anche senza magari avervi coinvolto? Allora, guarda, questa è stata una notizia che in effetti è uscita, ma che non viene riportata in nessun nostro comunicato ufficiale. Probabilmente chi l'ha... questa mancata collaborazione comunque... Scusami. Chi l'ha suggerita evidentemente dovrà prendersi la responsabilità del fatto che l'ha suggerita. Io non ho mai parlato di questo aspetto nei comunicati stampa, né tantomeno con... telefonate, che poi tra l'altro cerco sempre di non parlare verbalmente con giornalisti eccetera, proprio perché la nota stampa richiama anche un senso di ufficialità e soprattutto di sicurezza del messaggio che uno vuole lanciare. Quindi non so, dovresti chiedere a chi ha scritto queste cose, non a me. Capito. Senti, adesso attualmente come si organizza il PD a Porto Recanati?
Attualmente il PD si organizza come si è sempre organizzato da quando è stata rinnovata la segreteria, e quindi proponendo iniziative, cercando di coinvolgere i cittadini su temi sia locali che a carattere nazionale, cercando di rigenerare un partito che da troppo tempo era silente anche nel panorama locale e anche nazionale. Però lo facciamo, ecco, con tanti sacrifici, sapendo che comunque la politica in questo momento non è sicuramente l'hobby preferito di tante persone, anzi c'è un, come l'abbiamo potuto notare dal forte astensionismo che c'è stato nelle ultime elezioni politiche, è un'attività che va assolutamente potenziata, ma ci vuole tempo, ci vuole pazienza, quindi il nostro sforzo e le nostre energie sono rivolte più che altro a creare spazi e luoghi, occasioni di confronto con i cittadini. Lo abbiamo fatto in tantissime occasioni già, potrei elencare almeno una decina e più di iniziative in quest'ultimo anno, e ne abbiamo in cantiere tante altre, e questo dal punto di vista, diciamo, politico, come offerta politica rispetto alla popolazione, alla cittadinanza. E come indirizzo, diciamo, più di riorganizzazione, di assetto del partito, a questo punto c'è da ritrovare un tesoriere che si è dimesso, e quindi sicuramente avremo modo di nominare un tesoriere, e adesso avvieremo la campagna tesseramento, perché finalmente dopo tanti mesi di attesa la federazione di Macerata ci ha sbloccato una situazione che ci impediva di poter fare il tesseramento. Noi in questa fase raccoglieremo le adesioni, faremo una campagna, concentreremo le nostre forze per una campagna di tesseramento abbastanza importante, sperando che, ecco, i democratici di Porto Recanati abbiano a cuore questa parte politica, questo partito, e abbiano a cuore questo percorso di rigenerazione che abbiamo un po' messo in piedi. Senti Palestrini, all'interno del partito del PD come è stato vissuto questo strappo? C'è unanimità, c'è diversità di vedute? Avete perso qualcuno che magari ha sbattuto la porta, se n'è uscito? Che cosa è successo? Sicuramente c'è stato un confronto che comunque è sempre, ha sempre viaggiato su meccanismi democratici che il partito ha a disposizione, quindi direttivi, assemblee, direttivi aperti, direttivi chiusi. Io ho sempre creduto nella democrazia interna del partito, perché è impensabile che un partito possa funzionare con una persona che dice e le altre che eseguono. Sono sempre confrontato, in questo caso la maggioranza ha chiaramente espresso questa volontà e io ho ascoltato la maggioranza, che tra l'altro sostengo anch'io, quindi è stata. Poi è chiaro, c'è una parte che non era d'accordo a questa soluzione, ma fa parte della democrazia interna di un partito. Poi voglio dire, la scelta di sbattere la porta è una scelta che non l'ho fatto mai, perché posso anche, una persona che vive all'interno di un partito sa che in alcune situazioni può trovarsi di fronte situazioni che non condivide, e quindi dopo quel punto fa parte però, ecco, di un percorso democratico che è insito all'interno di un partito. Per cui sì, c'è stato un confronto, ci sono persone che non sono state d'accordo, abbiamo avuto due dimissioni, che in un primo caso, per esempio, la prima dimissione è stata quella di Aldo Sichetti, che abbiamo discusso in un direttivo, e la seconda è stata quella di Ettore Perna, che lo stesso è stata discussa e accettata in un altro momento. Però questo fa parte della vita di un partito. Ma questi pezzi che avete perso in relazione a questa scelta che avete fatto? Non lo so, perché no, non credo, perché quella di Aldo Sichetti è venuta molto prima, circa un mese fa. Lui ha giustificato, non so se è il caso, non me la sento neanche di. No. Pronto. E siamo un attimo
caduti, mannaggia. Allora, vediamo poi di stabilire di nuovo il collegamento, giusto per arrivare alla conclusione di questa nostra breve intervista. Vediamo se è possibile. Stiamo parlando con Alessandro Palistrini, segretario del e coordinatore quindi del circolo del PD di Porto Recanati. Con lui cerchiamo appunto di capire come siano andate le cose dopo questa decisione dello strappo che c'è stato a Porto Recanati, dopo la decisione appunto di uscire da Porto Recanati 21-26. Sei ancora in linea, Palistrini? Sì, eccomi. Eccoci, era caduta improvvisamente. Dicevi, alcune uscite sono avvenute prima di questa decisione, quindi non sono collegabili. In realtà anche, anche l'ultima del tesoriere è venuta prima del direttivo che ha deciso poi questa soluzione. Ma io, al di là delle motivazioni, comunque dispiace quando una persona si rimette, no? Perché fa parte sempre di un gruppo con il quale comunque abbiamo lavorato insieme, per cui non è semplice, mi rendo conto che non è una situazione simpatica. Però, ripeto, in un sistema democratico di confronto ci sta che ogni tanto si prendano delle decisioni che non condividi, insomma, ecco. Certo. Quindi, beh, va bene, questo fa parte della vita del partito sicuramente. Sì. Semmai sa che noia alla fine. No, guarda, dentro il PD non ci sanno io mai. Ci credo. Ho partecipato anch'io a volte a delle vostre assemblee, che grazie a Dio l'avete rese pubbliche anche agli esterni, alla stampa. Non sempre è facile entrare nel dibattito dei partiti politici, essere o invitati o accolti. Ti devo, ecco, magari per a conclusione, no, ti faccio una domanda che potrebbe essere considerata banale, però potrebbe essere anche diciamo così un indice di quello che è l'orientamento del PD nei prossimi mesi. Cioè, avete un'idea, o meglio, l'idea ce l'avete, ma tu dici che questo strappo non significa che ci sia la volontà del PD di avvicinarsi all'attuale maggioranza Michelini, ma semmai quella di prendere le distanze da una coalizione dove non vi trovate più bene, non vi identificate e avete bisogno di una maggiore vostra autonomia, di una maggiore vostra visibilità anche cittadina. Ma l'opinione che avete di questa amministrazione qual è? È un'opinione critica oppure no? Allora, occorre valutare diversi aspetti. È un'amministrazione comunque che in questo anno ha dovuto mettere mano a... intanto si è trovata a governare una situazione un po' difficile, no? Tra la fine della pandemia e crisi energetica è molto difficile. Poi è un anno nel quale io lo definisco di transizione, perché con il fatto dei progetti del PNRR, quindi c'è stato molto da lavorare. Ci sono state delle criticità, noi le abbiamo segnalate. Cioè, quello che voglio far capire è che i nostri comunicati stampa in tutti questi mesi sono chiari. Noi abbiamo preso delle posizioni chiare, per esempio quando c'è stato il discorso della bonifica, uscito fuori il discorso sulla bonifica del capannone Nervi piuttosto che l'Ara Zeus, eccetera. Noi cerchiamo di fare un'opposizione ragionata, approfondita, perché poi serve anche arricchirci di un'esperienza che altrimenti non faremmo. Quindi l'approfondimento dei temi e metterla in discussione, l'analisi, è fondamentale per fare anche l'opposizione. Poi deve essere un'opposizione ragionata, non pregiudiziale. Se c'è una cosa che non ci sta bene, si dice, ma si deve valutare anche la proposta, perché altrimenti il pregiudizio, l'opposizione, la critica in se stessa porta poco, ma non è che porta poco al partito o alla politica, porta poco alla collettività. Ora, noi bisogna, anche l'opposizione, va fatta in un certo modo, va fatta appunto
selezionando quelle che sono le progettualità, avendo un'idea chiara di città e cercando di proporla questa idea però dall'opposizione. Quindi quando l'amministrazione fa delle scelte che non si sono congeniali, si fanno delle critiche; quando invece c'è da apprezzare un tentativo, lo si fa altrettanto. Quindi per esempio il fatto del bando dell'asilo nido, probabilmente arriveranno questi soldi. Quello è un aspetto che, secondo il mio punto di vista, secondo il nostro punto di vista, è un aspetto positivo. Cioè, non è che siccome l'ha fatto l'amministrazione Michelini non deve andare bene. Cioè, certo. Ecco, quindi il Partito Democratico si pone pare naturale, in una posizione di opposizione, certo, ma un'opposizione che va ragionata. Ecco, è questo l'unico modo, è da qui che noi possiamo ricostruire un'identità anche del partito. Poi quello che succederà in futuro non lo sa nessuno. Attualmente però non c'è nessuna convenienza da parte di nessuno di fare accordi con la maggioranza, ma non avrebbe proprio senso. Non avrebbe proprio senso. No, ma se noi sentiamo questo pericolo non c'è, ma io cerco di sottolinearla questa cosa, perché Osterio, non è che me la chiedi solo tu. Questo fatto di fare l'accordo con l'amministrazione Michelini mi è stata ribadita dal giorno dopo che sono stato eletto segretario, come se io fossi stato eletto segretario per portare il Partito Democratico all'interno dell'amministrazione Michelini. Ma questo non è vero, non è assolutamente vero. Chi afferma una cosa del genere afferma una cosa assolutamente sbagliata. E comunque, se succederà una cosa del genere, non sarà perché è la volontà del segretario, ma sarà una cosa discussa. Perché, ripeto, il Partito Democratico è un partito, e all'interno del partito ci sono dei meccanismi, di organismi di decisione democratica che possono essere consultati. Quindi non sarà una scelta che attualmente, ripeto, non è neanche nell'agenda politica del Partito Democratico. Oggi a noi interessa solo ed esclusivamente fare politica, ritrovare il senso di fare politica, mettere il Partito Democratico al centro della scena politica, perché per troppi anni non c'è più stato. Non sappiamo più discutere con i cittadini, perché non ci votano più i cittadini. Quindi noi dobbiamo mettere in campo una serie di iniziative, dobbiamo andare a parlare con i ragazzi, questo bisogna fare, con i giovani, bisogna capire quali sono le esigenze dei giovani, soprattutto, perché la rigenerazione passa anche per quell'aspetto lì. Ecco, io vorrei alla fine del mio mandato portare attraverso la segreteria un partito che abbia raccolto talmente tanto materiale, anche approfondito argomenti, che sia anche una ricchezza per chi si vuole avvicinare al Partito Democratico. Ecco, questo è l'obiettivo. Non arriverò a fine mandato con un partito che sarà vincente o avrà chissà quanti consensi, ma almeno avrà ricostruito un percorso politico, l'avrà fatto ripartire un percorso politico. Questo è l'obiettivo principale. Benissimo, Palestrina, anche perché mentre parlavi nasceva in me spontanea una riflessione, cioè nel momento stesso in cui anche foste voi a pensare di potervi avvicinare a questa maggioranza, che tu naturalmente in questo momento hai escluso, bisogna vedere anche quelli che sono nella maggioranza se sono disposti ad accogliere eventualmente una collaborazione del PD, perché io ricordo nella fase preelettorale quanta critica veniva espressa da Riccetti col PD, con il quale non voleva minimamente avere un'ipotesi di alleanza, ti ricorderai. Ma infatti sono delle notizie, sono delle notizie infondate e che sinceramente non dovrebbero neanche essere trattate, onestamente, cioè non esiste. Noi adesso dobbiamo concentrarci all'interno del nostro partito. Ci sono veramente, c'è tanto da fare che neanche uno se lo può immaginare cosa c'è da fare il Partito Democratico. Quindi rimboccarsi le maniche e andare avanti, poi quello che verrà fra 4 anni lo vedremo. Benissimo, tanti auguri allora e buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a te. Ciao, ci vediamo, ciao.